Siamo una delle prime regioni italiane ad aver esteso questo servizio territoriale, quindi la capacità di eseguire l'olterpressorio cardiaco, l'elettrocardiogramma nelle farmacie, ha reso il nostro servizio veramente capillare. Immaginiamo una realtà come Visso, dove non c'era nessun tipo di presidio sanitario, attraverso la farmacia raggiungiamo la prossimità della domanda che proviene dai cittadini. Questo modello è un modello che verrà esteso a livello nazionale, cioè sono stati già degli incontri con la conferenza degli assessori. E quindi noi ringraziamo tutti i farmacisti e le farmacie che anche durante il Covid hanno eseguito queste prestazioni, soprattutto in fatto di vaccinazioni. Naturalmente è un modello che tende, allorquando arriveranno i medici, e questo è previsto nei prossimi anni, con un aumento della spesa sanitaria per assumere il personale, sarà un modello che naturalmente dovrà essere superato allorquando il sistema pubblico avrà tutta la capacità organizzativa di garantire le prestazioni. Farmacie, che sono 540 nel totale, circa 300 hanno attivato la farmacia dei servizi, alcune per tutti i servizi, altre solo per alcuni. Direi che la telemedicina è attiva in circa 200 farmacie a livello regionale, quindi più di un terzo delle farmacie. I servizi di front office sono attivi in tutte e 300 le farmacie che sono state attivate praticamente. Il CUP è attivo in 388 farmacie, quindi quasi il 75% delle farmacie. E devo dire che la risposta è maggiore nelle aree interne e rurali che in quelle costiere e urbane. Quindi questo è un segnale di ulteriore positività che ci rende orgogliosi. Quali sono i servizi più richiesti? Ma sicuramente la telemedicina, ECG, oltre il pressorio, oltre il cardiaco, che sono quelli dove c'è anche la maggior difficoltà di trovare una prenotazione al sistema pubblico, e quindi le farmacie hanno dato un sostegno che abbiamo visto in alcuni servizi arrivato anche al 20% del totale. Pronto soccorso Torrette, che ha dovuto mandare persone in altri presidi, com'è la situazione? Cosa pensate di fare? Il sistema dei pronti soccorso è in crisi, ormai sappiamo per le note carenze di medici, e chiaramente in estate aumenta la domanda per effetto dei turisti che arrivano. Però ci stiamo organizzando e riorganizzando, perché i pronti soccorso sono invasi da codici bianchi e codici verdi di persone che non dovrebbero accedere al pronto soccorso, non solo Torretti ma tutti gli altri pronto soccorsi. Io penso che in questa settimana, a cavallo da Ferragosto, riusciamo a superare questo problema. Le acuzie, ed è un problema serio del nostro paese, che noi abbiamo cercato di mitigare in alcuni punti aprendo uno sportello per i codici bianchi e i codici verdi con la continuità assistenziale. Questo modello funziona a Civitanova, a San Benedetto, stiamo cercando di vedere anche per Torrette.